Si avvicina il mese di ottobre, mese dedicato alla prevenzione, e anche quest'anno la sezione Nissena della LILT aderisce alla campagna nazionale Nastro Rosa 2022 parlando di diagnosi precoce. L'obiettivo è riassunto in un motto: No women with breast cancer, e quindi si punta verso la mortalità zero per il cancro al seno. Un ruolo decisivo assume la prevenzione sia primaria che secondaria, promuovendo corretti stili di vita, ad esempio, ma anche invitando le donne a sottoporsi a delle visite senologiche. Visite che la LILT Caltanissetta effettuerà non solo nella sede nissena, ma anche nei comuni che lo richiederanno e che metteranno a disposizione dei locali idonei. Da donna, sicuramente il messaggio che voglio lanciare è quello di far propria la cultura della prevenzione, perché la prevenzione è l'unica arma che ci rimane a disposizione per combattere questo killer che è stato definito il killer numero uno, e mi sto riferendo soprattutto per quanto riguarda l'universo femminile al cancro al seno. Il presidente della LILT nazionale, il professore Schittulli, ha evidenziato che i casi nel 2022 sono aumentati in maniera esponenziale di circa il 30%, pertanto è assolutamente importante che la prevenzione venga coltivata e soprattutto coltivata e fatta coltivare dalle nuove generazioni, dalle giovanissime, quindi con l'impegno anche da parte loro alla prevenzione. Proprio quest'anno la LILT festeggia il proprio centenario nell'impegno contro il cancro, con delle grandi novità, perché oggi la prevenzione, possiamo certamente affermarlo, vince il cancro. Vince il cancro perché l'avanguardia della prevenzione è la ricerca dell'invisibile. Oggi noi abbiamo la possibilità, con strumentazioni di alta tecnologia, e questo è l'impegno che è necessario, cioè fornirsi di questi strumenti per poter fare delle diagnosi sempre più precoci. Intanto proseguono le iniziative che coinvolgono le scuole. Il progetto Mettilo KO, che dall'anno scorso è diventato un progetto di rete che coinvolge tutti gli istituti scolastici delle province siciliane di quattro città dell'Italia: Torino, Campobasso, Potenza ed Oristano. Un progetto che ha avuto un grande successo, finanziato dalla LILT nazionale, e che vuole avere lo scopo di informare sul cancro della mammella e non solo, ma dare delle indicazioni sui corretti stili di vita, e soprattutto avere delle informazioni attraverso una scheda che viene compilata dagli studenti e che viene poi analizzata, fornendo loro la possibilità di fare un controllo qualora vengano individuati come soggetti a rischio più elevato.